È arrivato. Che tutti, no, dicevano, non si sente, si sente solo Ruggi, lui non si sente, ma c'era un motivo. Avevamo noi l'esclusiva delle Nicole Bana Show e lo Gianni. Promessa da tempo e lui ha detto, io apro bocca quando vado a loro per primo, perché poi se no, scusa, ci aveva detto. La prima intervista era vostra, è andato, è venuto. Anche perché a noi saremo agili, shorty così. Siamo come siamo noi, insomma. Bravo, agili, quindi. Siamo Andrea Gelsi, candidato. Ti metto il telefono avanti, metti no, chiaro. Così, no, va bene, no, no, candidato a sindaco di Capolinea. Ragazzi, bene. Ora insomma, è un passo importante. Ormai sei un momento. Ormai sono grande. Diventato grande. Però non è. Infatti, io l'avevo deciso. Però non è. Mi metto più indietro io. Ora, lui arriva da un percorso, quindi diciamo che Andrea, amministrazione uscente. Sì. Ti presenti sindaco, come è stata intanto l'esperienza di quasi 15 anni? Guarda, non voglio dire quanti anni sono lì, altrimenti poi dicono sono vecchio, invece sono giovane, allora, ma sono vecchio. Allora, è 20 anni che sono lì. Tra assessore e vice sindaco in un comune importante. Penso di aver maturato un'esperienza, una preparazione tale per quello che è poi amministrare un comune per fare questo passo così importante. La passata esperienza nell'amministrazione è sicuramente positiva, gratificante, anche perché visti i risultati, ti devo dire, io ho sempre avuto un riscontro che la gente a Capolinea mi vuole bene. Io 5-4 tornate elettorali sono stato il candidato che ha sempre preso più voti di tutte e due le liste messe insieme. Per cui, sul cazzo non dovresti stare. No, diciamo allora, che il Capolinea mi vuole bene. Questo per me è importante, vuol dire che qualcosa di buono ho fatto, questo mi gratifica e questa è una sfida ancora più grande per dimostrare che comunque ci siamo e possiamo. Tanto strozza, Volpi dietro sta strozzando. Poi tu sì, tu hai detto devi stare zitto. Sta scoppiando, sta morendo. Penso che il momento è maturo per fare questo passo. Come dicono io, è maturo. Per fare questo passo. E ti dicevo, allora, di questa esperienza, quali sono momenti che più importanti secondo te, ma sia tue personali o di obiettivi raggiunti dal comune in questi anni? Obiettivi in 20 anni di amministrazione che ho fatto ce ne sono stati tantissimi, da quelli belli, ma ne abbiamo passati anche momenti brutti, però ecco, a livello personale cosa ti dico? Quello che ti ricordi come più. Ecco, per esempio, una delle, piacere, una delle soddisfazioni più importanti per me durante una delle ultime amministrazioni è stata quella di dare una sicurezza ai balneari, per esempio. Sistemare quello che era l'uso indiscriminato sulle spiagge. C'eravamo una marea di lamentele, siamo stati il primo comune all'Elba che ha dato le concessioni. Abbiamo fatto proprio un piano di concessioni, per cui era una sfida, una promessa che era stata fatta in campagna elettorale a questa categoria che viveva bistrattata, che non aveva sicurezza, non aveva niente, la mattina doveva scappare secondo come era la mattinata, dovevano mettere gli ombrelloni, toglierli, non avevano un'attività sicura come per esempio poteva essere un bar. Ecco, quella è stata una sfida che me ne sono occupato in prima persona, con l'aiuto poi di tutta la squadra, di dargli una tranquillità e di creare delle concessioni che oggi comunque non hanno ancora una sicurezza, viste tutte le varie leggi, ma che stiamo definendo in questi giorni. Abbiamo disciplinato il settore sulle spiagge, liberando spazio, che sembra assurdo, no? Però prima c'era una piantagione d'ombrelloni non controllata e indiscriminata, dando una porzione di spiaggia ad ogni, proprietario di concessione di bagno, abbiamo anche liberato spazio. Questo per me è stata una tra le sfide più importanti. Poi chiaramente riuscire a fare un'unica società sportiva e raggruppare tutte le società che c'erano a Capolinea, creando la Polisport. Lo sport Capolinea ha racchiuso tutti gli sport, ma dico tutti, dal pattinaggio al calcio, da quelli più piccoli a quelli più grandi, in un'unica società. Questa società sta dando soddisfazione, che comunque abbiamo. Hai c'è la figliola su, infatti, abbiamo dei fruitori che vanno dai 3 anni ai 70 anni. Abbiamo fatto una palestra di pesistica e fitness che ha circa 150, mi sembra, 180 soci solamente sulla palestra. E poi diamo un servizio importante
a tutte le persone, e a non solo i ragazzi, ma anche a persone più grandi che possono usufruire di una struttura importante, con a capo proprio un'unica società, per cui il comune contribuisce a fare il buon funzionamento di questa società, e questa società ci sta dando veramente delle soddisfazioni per il servizio che dà poi alla cittadinanza. Ma ciò vale anche dei progetti futuri per quanto riguarda il polo sportivo? No. Guarda, ti dico, io sapevo qualcosa, voci, insomma, c'è qualcosa in programma, però per il momento ci fermiamo su questa sarà cosa in campagna elettorale o no? Curioso. Questo progetto. Diciamo che ci sarà qualche novità sul campo sportivo e su queste altre cose. Poi dopo vediamo successivamente se riusciremo a non solo a metterlo sul programma ora, ma in seguito, se dovessi essere sindaco e dovessimo vincere con la mia squadra, un progetto più importante. E voglio darvi una battutina anche sugli spettacoli. Che noi uomini di spettacolo, voi uomini copioni, per esempio la notte blu a Capolir, che poi ce l'avete copiata con la notte azzurra, ce l'hanno copiata in tutta l'Elba, ma anche quella è nata a Capolir come tante altre cose. Ma ora, a parte tutti gli scherzi, per me una notte bianca c'era in tutto il mondo, ma l'Elba non la faceva nessuno. Voi siete stati birbanti, che non la faceva nessuno, la facevamo solo noi. Però non è questo la cosa più importante, tra le cose più importanti è stato credere nella miniera di Ginevro, perché quella l'ho fatta io per primo, quando lanciammo la sfida con i pochi operai della Caput e del Comune di Capolieri di fare uno spettacolo nella miniera di Ginevro, tutti pensavano che eravamo pazzi, però invece la sfida qual era? Portare una nuova attività di spettacolo in un posto dove i nostri nonni, i nostri genitori avevano faticato, qualcuno di loro è anche deceduto per lavoro in quelle zone lì, e noi invece portavamo qualcosa di diverso, che poteva essere lo spettacolo, il folklore, anche per i ragazzi più giovani, ma anche per i ragazzi poi che sarebbero stati fruitori di quella zona, che altrimenti non l'avrebbero mai vista sotto questo punto di vista. Poi dopo chiaramente abbiamo avuto, portammo la Corale di Parma, che fu un successo strepitoso. Poi suggestivo come posto. Fu scritta la romanza del Cavatore, cantata in quel posto dalla Corale di Parma, fu un grande successo. Da lì poi qualcuno si è accorto che non era così folle l'idea, e oggi qualcun altro ci fa di spettacolo. Come Aghi Art. Certo. La cosa che mi piace a me, che vedo in vecchiaia mia, è che stanno finalmente riuscendo a fare una specie di programmazione nell'Elba, perché l'anno passato vedevo accavallamenti di... Nel 95-96 si fece Elba 8. Riuscimmo a programmare quasi tutta l'Elba. Questo però, voglio dirlo, perché era un'altra cosa importante tra quelle che durante il mio mandato ho fatto, è questa cosa qui è dovuta anche al fatto della creazione di una Proloco. Una Proloco che a Capolir gestisce tutti i nostri spettacoli, lo fa in un modo esemplare, c'è un gruppo di persone che non riesco nemmeno a quantificarle, che prestano il suo tempo con dedizione a questi spettacoli, che poi la Proloco, il comune, sì, ma il successo qual è? Quando ti vedi a Capolir di tanta gente e dietro ci sono persone che dedicano il suo tempo per il paese, per il bene di tutta la comunità. E per cui un ringraziamento anche a loro, che veramente dedicano tanto del suo tempo a questa attività, sia con la Proloco che quelli della Polisport. Io che sono di Porto Azzurro, per dirti, vado volentieri a fare la festa dell'uva da loro, perché a parte mi piace. Sai, una volta mi hanno chiamato anche a presentarla. Non ti ricordi? Ma ricordo l'unica volta. Sai, che avevo detto. Poi, vedete, erano rimasti nella merda, non sanno a chi prende. Chiamano al volo, però si fece anche la nostra figura. Ti piace vince facile, perché no, è uno dei rioni che vince quasi sempre. Sono bravi, però ecco, la festa è lua, però è una cosa molto più grande, quella non rientra nei piccoli eventi, ma un evento fisso tutti gli anni, che ormai è una forse delle feste più importanti della Toscana. Sta vecchia che mi disse, sta persona anziana. Vabbè, sono fratello, ci porta una sera. La vecchia che mi disse a me, è sexy? Vieni un pochino più. Hanno ok, bionda, un po' rossastra. Se ti chiami sexy, non chiamo Stix. Hanno ok, te lo disse, penso. Sexy, bellissimo. È rimasta, me la ricordo. Oh, 10 minuti, allora, perché poi a 15 c'è un piccolo break. Sì, no, poi c'è la domanda ora scabrosa, perché c'è 5 minuti. Mi parla dopo. Allora, Ruggero.
Ruggero. Ti appoggia o te lo appoggia? Ferma. È molto di, perché è una domanda, no? Molto, capito? Cioè, basta poco che cambia tutto. No, cambia tutto, anche però. Cambia tutto. Ferma questa domanda. Vi muovete, vi muovete. Ah, quindi domanda. Sento netti, quindi la domanda. Allora, spero che mi appoggi e non me l'appoggi, anche perché di natura sono più portato ad appoggiarlo che a sceverlo. Anche perché lui ce l'abbiamo visto fisicamente. Anche perché lo senti se te l'appoggia, ti spinge, eh? No, Ruggero è un amico, c'è una stima reciproca che va avanti ormai da anni, una collaborazione, come dicevo prima, da diverso tempo. Io non ho mai avuto problemi con Ruggero, anzi, ho avuto il mio spazio. Noi l'abbiamo visti qui, eh? Sì, certo, però io devo dire che tra noi è nato anche un rapporto oltre alla politica personale, un rapporto di sincerità, di schiettezza e di reciproca stima. Ogni tanto lo mando in culo. Ci siamo mandati in culo diverse volte, però poi finisce lì, io mando in culo anche altri spesso, poi dopo sono uno spontaneo, mi viene lì per lì, poi però le cose quando sono chiarite, per cui come in tutte le buone famiglie... Però facciamo da bimbi, certo, soltanto però dopo sono andava bene. Però vorrei dire che Ruggero è un valore aggiunto. Beh, è come chiedere a Allegri se Cristiano Ronaldo gli potrebbe creare dei disagi in squadra, per cui io penso che no, ma averlo... non gli fa vincere la Coppa, no, non gli fa vincere io la però Champions, ti voglio però... dire che averlo in squadra con me sono più problemi per gli altri che per me stesso. Poi la gestione quella riguarda me, io sarò il sindaco, Ruggero è una persona intelligente e non pensa nemmeno a una possibilità come tutti pensano, il sindaco sarà lui, no, il sindaco sarò io, ma sarò io con l'avallo di Ruggero, perché comunque per rispetto e la stima che ci lega non penso che non ci sarà mai. Non paventi il rischio di Papi e Simoni? No, io penso che Papi e Simoni, non conosco le dinamiche, no, ma penso che non avessero avuto forse il rapporto personale che abbiamo anche io e Ruggero, questo è chiaro, cioè, forse per 9 anni insieme in più comunque tra me e Ruggero non è che ci deve essere uno che vuole primeggiare, non abbiamo bisogno di questo, lui ha dimostrato quello che è, io nei 20 anni di fedele collaborazione ho rispettato il mio ruolo, oggi i ruoli si invertono e sicuramente sarà così, perché Ruggero è una persona sapere bella. Come sta? Sapere ci ha fatto un po' preoccupare, ma va bene, sai, a volte le persone che parlano poco sono spesso bistrattate, perché non urlano, qui chi urla di più, chi scrive di più ha sempre ragione, invece lui è una persona pagata, sta campagna elettorale è molto tranquillo, però sa il fatto suo. Perché ti si aspettava? Perché la campagna elettorale è partita un po' all'insegna di Ruggero, no? Sì, c'è uscito lui a gamba tesa su determinazioni, perché... Ma lo sai, io penso sia anche un po' il personaggio Ruggero, sì, è così. Allora, più caso, io che poi fondamentalmente l'ho visto in comune, quello che mi fa che danza a capolino, te la posso dire, certo, no? Che avevi. La minoranza, cioè le due liste vengono fuori da una maggioranza, sì. Cioè, di fatto una vecchia minoranza c'è, no, che si presenta, diciamo c'è, in questo momento c'è una maggioranza che si diciamo che che un gruppo decide insomma di abbandonare questo percorso. Diciamo che Leonardo e Valte facevano parte della nostra coalizione, che per 10 anni hanno condiviso insieme a noi tutto, nel bene e nel male, ma tutto, non hanno mai sollevato un problema per una cosa che, della quale erano contrari, fino all'ultimo, e nessuno mi può smentire, abbiamo cercato di trovare un accordo leale per quanto mi riguarda, forse qualcuno aveva dei problemi personali che non è riuscito a risolverli e ci siamo divisi, però l'importante è che tutto sia nella normalità, tutto sia corretto e che le cose siano state fatte senza prendere in giro nessuno, perché io fino all'ultimo veramente ci avevo creduto, poi però quando dico basta, allora ognuno fa la sua corsa e io farò la mia, i toni si fanno con i fatti, con i programmi e con l'amministrare un paese che ha bisogno di essere amministrato, non ha certo bisogno delle dispute tra candidati o tra famiglie o tra altro, questo non mi riguarda, io ho sempre amministrato capolieri, ho partecipato diciamo ad amministrare capolieri con una squadra, ho sempre dato il mio contributo e penso di averlo dato esclusivamente per il bene di Capoeira, questo è sicuro.
Poi se ognuno si sente bene in coscienza come me, sono contento e vuol dire quindi che... Quindi pensi, poi questi doni andranno a stempelarsi ora, via via, quando io penso le che, liste, quando io penso che in campagna elettorale c'è 3 mesi di gloria per tutti, per persone che in giro non le vedi mai, che promettono, fanno, disfanno, le vedi, salutano a tutti, baciano, vanno in chiesa, vanno... Il momento dell'aperitivo, vanno cioè all'aperitivo, vanno ovunque, poi dopo, dopo 3 mesi non vedi più nessuno, spariscono, nessuno ti saluta, nessuno va più nei bar. E fanno la sua vita normale, per cui forse è così. Io invece ci sto tutti i giorni da anni in piazza, per cui questo non me lo possono dire che sono in piazza per la campagna elettorale, anche perché, come ti dicevo, la vivo molto, molto tranquillo. Sì, ma fatti ti cioè, molto, ma molto tranquillo. Devono essere gli altri preoccupati. Io l'ultima tornata elettorale ho preso un gran consenso, per cui ti ripeto, non vedo molti problemi, non c'ho nemici, c'ho degli antagonisti, non c'ho nemici, per cui mi piace vincere, perché quando gioco mi piace vincere, però nel rispetto delle regole, insomma, io non ce l'ho con nessuno, però faccio il mio. Ora domandiamo, Capodiveri, dove è in questo momento Capodiveri, dove è arrivato? Dopo tutti questi anni, che insomma, comunque effettivamente il comune è portato, una volta ci si prende per culo. Guarda, insomma, ti dico una cosa senza, ci fa un po' girare le palle, senza presunzione, però lo state dicendo voi dov'è Capodiveri, no? Perché io, la mia moglie c'ha un'attività a Porta Azzurro, ho amici in tutta l'Elba e ovunque vado, con chiunque parli, cioè, ma voi a Capodiveri, ma voi siete avanti, ma voi... Ecco, io penso che, come comune, oggi Capodiveri, certe cose... oggi dico, è avanti, chiaramente, però non dobbiamo... adagiarsi sull'allori, c'è ancora tante cose da fare, da migliorare, non abbiamo fatto tutto bene, perché tutto bene non lo fa nessuno, però Capodiveri oggi ha un livello alto, un benestar diffuso, c'ha una presenza di turisti forse più degli altri comuni, siete grossi, si parla del 35% delle presenze su Capodiveri, siamo il capofila della gestione associata e questo non è uno scherzo, perché gestire la gestione associata come comune capofila è un dispendio di energie, certo, ma ci abbiamo Claudia Lucia che è una persona competente e valida che lo sta facendo benissimo per tutti, poi questo è chiaro, perché il comune capofila sta anche lavorando per tutti gli altri comuni. E dove vuole andare questo comune? Dove vuole andare? Dove lo vogliamo portare? Dove vogliamo andare? L'amiciccio. Vogliamo chiaramente rimanere dove siamo, perché già dove siamo. Però voglio dire che ci piacerebbe, anche perché qualcosa devo fare anch'io, ho fatto già tutto, certo. Ruggero, allora certo. migliorarci un pochino, essere un comune all'avanguardia, abbiamo raggiunto il 75% della raccolta differenziata, per esempio, sembra una cavolata. Comunque, poi ce l'avete buttato a nulla. Capodiveri, sì, però... un pochino ve l'abbiamo buttata, però i risultati sono quelli. Poi dopo un po'. Oddio, dopo fatto un soldo anche noi, perché con le telecamere abbiamo fatto parecchie voci. Una botta. Però migliorandoci un po' potremmo anche ancora fare un passettino avanti, andare incontro a tecnologie nuove, energie alternative che potrebbero darci quel tocco. Io te la mollo lì, perché come dico l'Elbana, visto che noi siamo molto vicini al discorso dei disabili, al discorso comunque, e c'era, io lo dico a tutti, lo dirò anche poi. E poi parlo le piste ciclabili. Però c'era questa idea di Gambini, noi si è fatto questa cosa per Valentina, e questa cosa di Gambini che mi calberebbe davvero un parecchio spiaggio dell'Elba vederla realizzata, e che poi mi ha detto una stronzata, sì. Effettivamente. E questo binario per allora, questa carrozzina. Allora, vi dico una cosa, che non se la prenda nessuno, gliela devo dire perché me l'hanno chiesta. Quando abbiamo fatto l'assegnazione delle spiagge che dicevo prima, abbiamo fatto dei bandi. Il Comune di Capodiveri ha chiesto dei servizi, non dei soldi, ma ha chiesto dei servizi a chi partecipava al bando in cambio. Tra quelli c'era il job. Il job è una carrozzella che porta non lo sapevo. A mare le persone disabili. Ognuno ogni partecipante al bando aveva un punteggio alto, perché per noi era un servizio fondamentale, cazzo. Nella sua concessione, per cui se qualche disabile non trova questo servizio su alcune concessioni del Comune Capodiveri lo segnali, perché noi potremmo andare a vedere i bandi fatti e chiaramente assegnati con un punteggio relativo anche a questo servizio che per noi era fondamentale, ma già 10 anni fa l'abbiamo messo. Mi ricordo che il job si chiamava job, forse dicono ma job, mi sembra proprio job, che passa su una passerella di legno e va e porta le persone
di Sapri a mare. Questo noi l'avevamo già messo lì. Poi, ecco, se qualsiasi persona sulla nostra concessione lo segnala, ci fa un favore, un servizio anche per tutti. Perché sono per i Sapri, tutti parlano, tutti parlano. Sì, poi dopo alla fine... Poi però mi ricordo qualcosa. Benissimo, ora me l'hai chiesto, che noi nel bando aveva un punteggio questo servizio qui. Bah. Che ci dimo? No, poi c'è il distillatore, tanto ormai è stato un po' all'ordine, e te pensavi all'ordine del giorno, no? Yeah, la domanda è dolente. Però... il distillatore aspetto di essere licenziato. È qui. Ricordiamo che lui è nell'ASA. Avete capito per cui qual è la mia posizione. Quindi. Ora, ho letto ieri su Camminando che uno dice: come può un dipendente dell'ASA andare contro gli interessi del datore di lavoro? Sì, forse ha fatto una considerazione giusta, ma io voglio dire anche: come fa un candidato a sindaco dipendente di ogni altra ditta andare contro gli interessi di tutti i cittadini, non solo di Caporeni ma anche dell'Elba? Per cui ho cercato nella mia doppia veste di amministratore e di dipendente di ASA di tenere sempre le cose distinte e ben diverse. Oggi sono chiamato a un incarico da sindaco, con tutto il rispetto dell'azienda, che non è sicuramente per me quella che mi dà il pane, per cui non posso certo dire cose brutte, però qui si parla di un progetto che va oltre ASA, che c'è altre istituzioni, nel quale non sono favorevole. Non ci credo, anche se penso che sia utile qualcosa sull'Elba di alternativa. Quindi la scelta di sapere la scelta di sapere vorrei spiegarla in relazione a una dinamica precisa. Infatti, allora, è facile andare in giro senza titolo nei comitati, nelle piazze o ovunque a dire io faccio, io disfaccio, io faccio così, senza titolo. Che poi io sono andato come candidato a sindaco dal comitato e gli ho detto: bene, io sarò il candidato a sindaco, sono contrario al dissalatore, faremo dei risultati, se insieme collaboriamo otterremo dei risultati ben precisi, e i risultati sono arrivati. Grazie, non è che ho fatto tutto io, noi siamo una squadra, un'amministrazione che all'inizio forse come tutti, non che era favorevole, ma aveva dato poca importanza a un'opera così invece importante. Questo sotto gamba, forse. Forse non avevamo capito cosa fosse. Quando dicono Ruggero era favorevole, Ruggero ora si è ritirato. Poi si può cambiare anche tempo, sì, quando ti portano determinati dati. Poi, cioè, noi dei dati. Voglio dire una cosa. Aggiornati uno può di cazzo. L'ho scritto anche. Noi dobbiamo ringraziare persone come il comitato, un gruppo di persone come nel comitato, Italo, Paola, tutti i componenti del comitato che ho conosciuto personalmente più volte, per averci veramente portato a conoscenza di una cosa così importante che noi all'inizio non avevamo capito. Allora, oggi, dopo svariate riunioni, siamo arrivati a una conclusione, che il nostro lavoro non l'abbiamo fatto, ma dovremo avere la costanza e l'impegno di portarla avanti. Per cui il comitato ha scelto nella persona di Italo una figura che può garantire all'interno della mia squadra una continuità a quest'ora di controllo e di verifica che tutto venga fatto nella regolarità, o che non venga fatto, certamente. Questo però è stata una scelta, secondo me, non voglio essere presuntuoso, ma forse in me hanno trovato una persona che dava più garanzie di altri. Questo, uno può essere più simpatico, meno simpatico, più bravo, meno bravo, oppure può dare fiducia o meno fiducia. Evidentemente l'impegno profuso per questa cosa è stato apprezzato e mi fa piacere, perché Italo è una persona, come dicevo prima, pacata, competente, e che si è dedicato per primo, perché poi oggi tutti parlano del dissalatore, ma Italo è stato in prima persona insieme a poche altre che si sono accorti della cosa e affrontare l'argomento. Io l'ho sentito dopo ieri, mi ha detto, dice, io effettivamente prima di prendere una decisione su andare o non andare a lista, dice, l'ho ponderata molto e tutto, un cazzo in altro, dice, poi alla fine ho deciso di sì. Attento, guarda, ti dico che Italo era stato anche chiesto come capolista della lista montagna, ora dell'attuale lista montagna, che Italo gli era stato proposto di fare il capolista dell'altra lista. Per cui, questo te lo dico io, perché me l'ha detto Italo, me l'hanno detto complimenti
del comitato, non è che me lo invento, se no. Poi non è vero vuol dire che mi hanno detto una cavolata, però è così, per cui forse Italo ha scelto la coalizione che gli ha dato più fiducia, non Italo, ma il comitato. Poi che sia una scelta di una parte del comitato, se sia una scelta di tutto il comitato, questo a me sinceramente non è che, però io ci ho messo del mio insieme a Ruggero e tutta la squadra e siamo arrivati a questo punto. Siamo quasi vicini alla fine. Allora pensavo al Canile, veloce. Canile, guarda, allora ti dico. Perché anche lì, ragazzi, per farlo, sembra che era. Abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare per gli animali e per i cani a Capolieri. Tanto è che il Capolieri, tutti parlano, è l'unico comune dotato di un punto di prima accoglienza per i cani randagi e per i gatti, che funziona benissimo. Ci abbiamo un'associazione di volontari che ce lo curano alla grande, per cui noi saremmo anche coperti come comune di Capolieri. Abbiamo una convenzione con un canile sul continente, però abbiamo un punto di prima accoglienza per le emergenze. Non lo sapevo. Allora c'è vicino lì a località Spernaglio. Animal Project, facci sapere se le cose. No, noi abbiamo un'altra associazione, Animal Project collabora con noi e può dirvi che comunque abbiamo collaborato tante volte. Speriamo di arrivare al canile, è arrivata l'approvazione della paesaggistica sul canile, siamo ormai arrivati alla conclusione dell'iter e possiamo partire. Ci abbiamo una signora, una benefattrice che ci ha promesso che dovrà dare un sostanzioso contributo e oggi siamo pronti. La burocrazia in Italia è lunga, purtroppo, io capisco anche che per alcuni che non conoscono la macchina amministrativa i tempi siano biblici, per dare un ventilatore all'ospedale. Però vi garantisco che il comune di Capolieri, come anche ha messo tutte le forze a disposizione perché tutto ciò venisse fatto nel più breve ultima tempo domanda, l'ultima. Cosa ne pensi degli accorpamenti fra comuni? Cioè Capolieri si dovesse trovare nella condizione di ok, mi devo accorpare con qualcuno. Ti dico una cosa, io ho fatto la battaglia con Ruggero in famiglia per il comune unico e andiamo a Tinisù e no, io ero contro il comune unico, Ruggero a favore del comune unico. Penso che oggi non siamo pronti, però mi auguro che chi verrà dopo di noi abbia un'apertura di visione più totale, perché forse non dico unico, ma un accorpamento di più comuni vicini sarebbe bello. Io non lo faccio, però il sindaco è come di fra Porta Azzurra e Capolieri. Potreste diventare Marina di Capolieri, però. Scelti lui. Ho Capolivri aggiungo. Ma i Capolivri, a porto di Capolivri. Sempre lo pigliamo. Penso che il comune che brilla. A breve termine si andrà in quella direzione. Dopo 5 anni della mia amministrazione. Ci siamo. Oh, ragazzi. Lui è venuto, ci ha messo la faccia, ci ha messo le sue idee, ci ha detto che doveva lì, fate come vi pare, se volete venire. Lui, scaramantico, ha detto, sai che venite, sono simpatici. Prima di tutti vengo da loro, quindi, Noi ringraziamo il nostro amico Andrea Ricerzi di essere venuto. Io vi ringrazio a voi per avermi dato durante la possibilità la campagna elettorale. Vuoi ritornare? No, vi dico una, vorrei venire se mi ospitate con tutta la squadra che ho presentato ieri. Per cui mi piacerebbe farvela conoscere. Giovane, mi piacerebbe farvi conoscere questi ragazzi giovani. Siamo un po' curiosi. Tutti i ragazzi puliti, tutti i ragazzi volenterosi. Aspettiamo tutta la band. Allora, ci sentiamo. Veniamo giù tutti insieme. Volpi ha garantito che tutto è stato fatto nella massima regolarità. Volpi, quindi siamo a posto. Abbiamo sforato, abbiamo fatto. A Porta Azzurra, porta cazzo. Ecco, allora. Grazie a tutti, grazie Andrea. No, grazie.